Benvenuti. Il tema della lezione di oggi è il bilancio termico degli edifici. L'edificio è un sistema complesso, composto sostanzialmente da due sottosistemi fondamentali, l'involucro e l'impianto. Allora, studiare il bilancio termico dell'involucro vuol dire in primis analizzare il bilancio termico dell'involucro, approfondire il bilancio termico dell'impianto per poi riunire in due ingredienti fondamentali nella valutazione della prestazione energetica globale dell'edificio. Passiamo adesso immediatamente a sviluppare il bilancio termico dell'involucro. Cos'è l'involucro? Possiamo definire l'involucro come un ambiente confinato da componenti edilizi che è in grado di scambiare calore e massa con l'ambiente esterno in equilibrio termico ed igrometrico. Il fatto che l'involucro scambi calore e massa con l'ambiente esterno lo identifica immediatamente come un sistema termodinamico diabatico e aperto. Se è un sistema diabatico, potrà scambiare calore in diverse modalità. Tipicamente scambia calore per convezione, conduzione attraverso le strutture dell'involucro opaco e trasparente e per irraggiamento. Ci sono infatti all'interno dell'involucro degli apporti che derivano direttamente dall'irraggiamento solare. Che scambi massa è legato al fatto che ci sono all'interno del nostro, o meglio all'interfaccia tra l'involucro e l'ambiente esterno, degli scambi d'aria e tipicamente l'aria è una miscela umida. Quindi quest'aria è composta da molecole secche e molecole di vapore. Entrambi le componenti sono fondamentali per determinare in maniera completa il bilancio termico dell'involucro. Infatti, le molecole di vapore presenti nell'aria si portano appresso negli scambi, della ventilazione un certo loro calore latente. Ecco, il bilancio termico che facciamo noi al nostro involucro non prende tipicamente in considerazione in prima istanza il calore latente, è un bilancio termico di puro calore sensibile. Cioè di quegli scambi di massa di aria umida andiamo a considerare soltanto l'effetto legato alla pura temperatura e andiamo invece a ignorare la quantità di calore presente sotto forma di calore latente immagazzinata nelle molecole di vapore che costituiscono l'umidità di quest'aria. Per quel che riguarda il fatto che l'involucro sia in equilibrio termico ed igrometrico, dobbiamo pensare che il bilancio che vogliamo fare in prima battuta è un bilancio semplice. Non possiamo con gli strumenti matematici che abbiamo in mano adesso immaginare di fare a questo involucro un bilancio in cui calore si possa accumulare all'interno della struttura e in cui umidità, quindi vapor d'acqua, si possa accumulare all'interno della struttura. Una delle ipotesi fondative del nostro bilancio termico all'involucro è infatti che la temperatura all'interno della struttura rimanga costante e, qualora andiamo a controllare il livello di umidità dell'aria, cioè qualora fossimo in grado di climatizzare l'involucro, il livello di umidità dell'aria rimanga costante. Da questo punto di vista l'involucro è per noi in equilibrio termico ed igrometrico. Quali sono le caratteristiche che influenzano il bilancio termico dell'involucro? In primis sono caratteristiche climatiche. Tipicamente del nostro involucro edilizio noi dobbiamo saper specificare quale sia la temperatura media mensile a cui facciamo riferimento per calcolare le perdite di calore verso l'esterno. Questa temperatura media mensile si può recuperare da dati che stanno in una norma tecnica nazionale, nella norma UNI 10.349, che sostanzialmente per ogni capoluogo di provincia riporta la temperatura media mensile in tutti i mesi dell'anno. Qualora il nostro involucro edilizio non si trovi all'interno del comune che definisce il capoluogo di provincia, la temperatura media mensile esterna può essere determinata semplicemente correggendo la temperatura del capoluogo di provincia con un gradiente di temperatura che tenga conto della variazione della temperatura con l'altitudine sul livello del mare. In effetti, nella norma UNI 10.349 viene anche tipicamente riportata l'altitudine di riferimento del comune capoluogo di provincia in modo da poter poi valutare
l'altitudine del comune in cui si trova il nostro involucro e poter quindi correggere con un gradiente termico di riferimento, che pure si trova in questa normativa, la temperatura media esterna del capoluogo di provincia. La temperatura media esterna non è l'unico dato climatico che ci serve per la valutazione del bilancio termico dell'involucro, in effetti ci servono anche i dati di irradianza media mensile, quindi ci serve di capire qual è la quantità di calore che dal sole impatta sulla superficie esterna del nostro involucro, sia che questa superficie sia orizzontale, sia che sia una superficie verticale, e se è verticale per tutte le possibili orientazioni rispetto al nord. Di nuovo questi dati si trovano nella stessa normativa tecnica che citavo prima. Altre caratteristiche che dobbiamo essere in grado di reperire per definire il nostro involucro riguardano la sua tipologia, le sue proprietà termiche e costruttive. Dobbiamo essere in grado di specificare tutti i dati geometrici non solo dell'involucro, ma anche di eventuali ostruzioni o ostacoli, aggetti orizzontali o verticali, che sono in grado di fare ombra su componenti opache e trasparenti del nostro involucro. Dobbiamo essere in grado di specificare caratteristiche geometriche di eventuali schermature mobili, questo per quel che riguarda la geometria. Dobbiamo essere in grado di descrivere perfettamente tutte le proprietà termiche, non solo quelle che riguardano meramente la dispersione del calore verso l'esterno, cioè la trasmittanza delle componenti opache e trasparenti, ma anche, ad esempio, la capacità che hanno le pareti di assorbire gli apporti solari, i fattori di assorbimento delle componenti opache, i fattori solari dei vetri, l'emissività delle pareti per calcolare il flusso nell'infrarosso irraggiato verso la volta celeste, le capacità termiche areiche, infine, che ci permettono di valutare qual è il comportamento dinamico dell'involucro, quanto questo sia in grado di trattenere all'interno eventuale calore che deriva da fonte solare. Dobbiamo specificare del nostro involucro le caratteristiche di occupazione e destinazione d'uso. Se le caratteristiche climatiche determinano infatti la temperatura media mensile esterna a cui fare riferimento, la occupazione e destinazione d'uso dell'involucro ne determina la temperatura interna di riferimento. Infatti, ai fini della valutazione di un bilancio termico semplificato dell'involucro, si suppone, ad esempio, che per la destinazione d'uso residenziale la temperatura nella stagione invernale debba essere assunta costante uguale a 20 gradi centigradi. Non è così per tutte le destinazioni d'uso, per altre, cito ad esempio quella industriale, si suppone che debba essere 18 gradi centigradi. Una volta che ho definito le caratteristiche di diverso tipo del nostro involucro per ogni zona termica e mese per mese, vado ad effettuare il bilancio termico dell'involucro al fine di calcolare il fabbisogno netto di energia che deve essere fornita dall'impianto per il riscaldamento e per il raffrescamento, e chiamo questi fabbisogni netti rispettivamente QH e QC. Per ogni zona termica va specificato, perché l'involucro può essere al suo interno suddiviso in zone che siano omogenee dal punto di vista del bilancio termico, che siano omogenee ad esempio dal punto di vista delle dispersioni o degli apporti e globalmente delle caratteristiche disperdenti. Non capita per tutti gli involucri, tipicamente le singole unità abitative, se penso a destinazione d'uso residenziale, hanno un'unica zona termica, però ci sono delle situazioni in cui l'involucro è talmente complesso che si preferisce suddividerne il bilancio in sottoporzioni. Il bilancio termico viene effettuato su un orizzonte di tempo che è quello mensile, quindi nei diversi mesi cercherò di passare da un bilancio termico che sia istantaneo, sotto forma di potenze scambiate, a un bilancio termico che sia integrato nel tempo, quindi sotto forma di energie. Se faccio riferimento alla stagione invernale, posso immaginare che se questo è il nostro involucro, a forma di casetta giallo, gli scambi di calore siano relativi a perdite per trasmissione, le troviamo riportate qua e tipicamente si indicano con il pedice T. Perdite per ventilazione, queste sono il termine di scambio termico che rimane se faccio un bilancio di puro calore
sensibile al mio involucro. Fa riferimento questa voce di perdita al fatto naturale che, anche se banalmente aprendo le finestre, immetto nel mio involucro aria fredda, che si trova tipicamente alla temperatura media mensile di riferimento, vedi condizioni climatiche necessarie per effettuare il bilancio termico dell'involucro, e quest'aria viene trasportata entra nel mio involucro, viene trasportata all'interno dell'involucro, dove io sto andando a imporre che ci siano, per una destinazione d'uso residenziale, per esempio 20 gradi. Allora devo essere in grado di scaldare quella massa d'aria che è entrata fino a 20 gradi. Quindi questo scambio d'aria per ventilazione costituisce, dal punto di vista del bilancio termico, una perdita di calore secca. Calore che è richiesto all'impianto termico per il riscaldamento per scaldare quella determinata massa d'aria. Non ho soltanto perdite nel bilancio termico del mio involucro nella stagione del riscaldamento, quindi nella stagione invernale, ma ho anche apporti. Ho gli apporti che derivano dal riscaldamento legato all'irradianza solare e ho apporti che derivano dalla presenza di occupanti e attività all'interno dell'involucro, i cosiddetti apporti interni. Allora, nel momento in cui vado a fare un bilancio termico in condizioni stazionarie, che ci siamo detti essere indispensabile per riuscire a scrivere e formulare questo bilancio, io vado a dire che la temperatura all'interno di questo involucro è costante e che quindi gli apporti devono essere uguali alle perdite. Fornisco calore al mio involucro proprio per garantire che questo calore fornito mi consenta di mantenere costante la temperatura all'interno dell'involucro. Questo calore fornito sia pari al fabbisogno di energia dell'involucro e in particolare sia uguale alla quantità di energia che viene dispersa verso l'esterno, ridotta al netto della quantità di energia che entra da apporti solari e da apporti da occupanti. Allora, in inverno il fabbisogno di energia del mio involucro, quindi la quantità di calore che io devo essere in grado di fornire con l'impianto termico finalizzato, in questo caso al riscaldamento dell'involucro, deve essere pari alle perdite al netto degli apporti. Se cerco di formulare matematicamente, utilizzando le voci del bilancio termico dell'involucro evidenziate prima, questo concetto, posso dire che il mio QH, il fabbisogno termico per il riscaldamento dell'involucro, è uguale all'energia persa dall'involucro per trasmissione, più l'energia persa dall'involucro per ventilazione, al netto degli apporti, che sono apporti solari e apporti interni, legati alla presenza di persone e di occupanti all'interno del mio involucro. Ecco, questi apporti, questo termine che mi riduce il fabbisogno, mi aiuta nel riscaldare il mio involucro, sono considerati, sono pesati con un fattore di utilizzo degli apporti termici, che altro non è che un parametro che tiene conto in qualche modo condensa il comportamento dinamico dell'involucro, quindi condensa l'informazione sull'inerzia termica della struttura e mi dice quanto degli apporti, delle fonti di calore che arrivano dall'esterno e sono all'interno, riesco a utilizzare per il riscaldamento del mio involucro. Ovviamente questo capita nella stagione invernale. Nella stagione estiva mi aspetto di avere termini simili nel bilancio termico dell'involucro, mi aspetto di avere di nuovo la possibilità che ci sia calore scambiato per conduzione e convezione attraverso le pareti, calore scambiato per ventilazione, apporti solari e apporti da occupanti, ma mi aspetto stavolta, in virtù delle mutate condizioni climatiche esterne, che il fabbisogno dell'involucro, quindi la quantità di calore che io devo essere in grado di fornire con il mio impianto di climatizzazione estiva, sia costruito con una logica opposta rispetto alla stagione invernale. Vediamo un po'. La nostra casetta adesso è diventata azzurra, sono nella stagione del raffrescamento e stavolta la quantità di calore QC che deve essere fornita dal mio impianto di climatizzazione deve essere esattamente la quantità di calore che è in grado di compensare gli apporti solari e interni
al netto delle perdite per trasmissione e ventilazione che fortunatamente in quasi tutte le località italiane ci sono anche nella stagione estiva. Per comprendere come mai ci siano perdite per trasmissione e ventilazione anche nella stagione estiva attraverso l'involucro, dobbiamo ricordare che la temperatura media mensile anche nei mesi estivi in quasi tutti i capoluoghi di provincia dello Stato italiano è inferiore ai 26 gradi centigradi, mentre 26 gradi centigradi è la temperatura che noi supponiamo dover mantenere costante all'interno del nostro involucro per effettuarne un bilancio termico in condizioni stazionali. Allora, in queste condizioni, l'impianto termico per la climatizzazione, per il raffrescamento nella stagione estiva è un impianto che è finalizzato al mantenimento della temperatura costante di 26 gradi centigradi all'interno del nostro involucro edilizio. Quale energia dovrà essere in grado di sottrarre l'impianto di climatizzazione o raffrescamento dell'involucro nella stagione estiva? Ce lo dice il bilancio termico dell'involucro. Allora, questo impianto di climatizzazione o raffrescamento estivo dovrà essere in grado di controbilanciare il calore che entra da apporti solari, il calore che viene generato all'interno dell'involucro sotto forma di apporti interni, al netto delle perdite per ventilazione e delle perdite per trasmissione. Notate che in questa rappresentazione le perdite per trasmissione e ventilazione sono rappresentate come frecce calde, quindi rosse, arancioni, con il verso uscente dall'involucro, oppure in maniera analoga come frecce sull'azzurro, quindi relative a freddo che entra, con il verso entrante nell'involucro. Dal punto di vista analitico, in estate il fabbisogno termico per il raffrescamento dell'involucro è ribaltato e capovolto rispetto alla stagione invernale, voglio raffrescare e non riscaldare, quindi il fabbisogno dell'involucro sarà dato dagli apporti di calore al netto delle perdite. E se vogliamo formulare in maniera analitica, secondo la normativa nazionale, quindi la UNITS 11300 parte 1 uscita nel 2008, questo fabbisogno per il raffrescamento dell'involucro, possiamo dire che QC sarà uguale all'energia che viene generata all'interno dell'involucro, più l'energia che deriva da fonte solare, al netto dell'energia che riesce ad uscire dal mio involucro, che ha le due componenti di trasmissione e ventilazione. Le componenti che abbattono il fabbisogno per il raffrescamento dell'involucro sono anche in questo caso pesate con un fattore di utilizzazione, che stavolta si chiama delle dispersioni termiche, e che di nuovo tiene conto dell'inerzia termica dell'edificio, quindi mi dice in sostanza quanto di quelle dispersioni verso l'esterno sono in grado effettivamente di utilizzare ai fini del mio bilancio termico dell'involucro. Passiamo ora a parlare del bilancio termico dell'impianto. Cos'è l'impianto termico? La normativa nazionale, la 192, tanto per intenderci, definisce l'impianto termico come un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, quindi gli impianti autonomi, mentre non sono considerati tali apparecchi termici quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato, energia radiante, scaldacqua o unifamiliari, e tutto questo a meno che la potenza termica installata complessiva di questi oggetti singoli, per così dire che fanno soltanto la generazione localizzata di calore, non superi una certa taglia, i 15 kW che vengono definiti nella legge 311. L'impianto che consideriamo noi, l'impianto termico che consideriamo noi, ha in realtà un'accezione un pochettino più estesa di quella che vi ho citato adesso leggendo la normativa nazionale. In effetti l'impianto che noi consideriamo ai fini della creazione di un bilancio termico complessivo dell'edificio è un insieme dei sistemi impiantistici predisposti al soddisfacimento dei servizi di riscaldamento e climatizzazione invernale, fin qua nessuna novità rispetto alla legge nazionale. Di raffrescamento o climatizzazione estiva, che è citata ma non sviluppata nella legge nazionale. Di produzione di acqua calda sanitaria, qua ci siamo pienamente con la legge nazionale. Di ventilazione meccanica con trattamento dell'aria e di illuminazione, e questa è un po' una novità.
Allora, per noi l'impianto termico è un mastodonte che comprende tutti i servizi che possono essere ausiliari rispetto all'involucro. Il servizio di riscaldamento o eventualmente climatizzazione invernale, nel caso io voglia anche andare a controllare il livello di umidità dell'involucro. Il servizio di raffrescamento o climatizzazione estiva, nel caso in cui voglia andare a controllare l'umidità dell'involucro. Il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, che è spesso abbinato al servizio riscaldamento. Il servizio di ventilazione meccanica e il servizio di illuminazione. La valutazione energetica che andiamo a fare del nostro impianto termico può avere diverse finalità. Può essere una valutazione ai fini di progetto, una valutazione cosiddetta standard e infine una valutazione in condizioni effettive di utilizzo. Le tre tipologie di valutazione di calcolo che noi andiamo a effettuare effettivamente sul nostro impianto termico obbediscono a diverse logiche. La valutazione di progetto si basa semplicemente sul progetto dell'involucro prima e dell'impianto dopo. Si basa su dati di destinazione d'uso e occupazione degli ambienti standard che si trovano su tabelle, sono quelli anch'essi di progetto. Si basa su un ideale funzionamento dell'impianto termico che è continuo, 24 ore al giorno, se faccio riferimento al servizio riscaldamento, per tutta la stagione invernale, tutta la stagione riscaldamento. La valutazione standard si basa su dati, da un lato dell'involucro, vedremo perché ci serve aver valutato l'involucro, e dall'altro dell'impianto, che sono dati reali, che fanno riferimento all'oggetto impianto termico servizio riscaldamento così com'è, seppure fanno riferimento a dati di occupazione d'uso e di destinazione d'uso standardizzati, che quindi vado a leggere su tabelle. Anche in questo caso faccio riferimento a un funzionamento dell'impianto che è continuo, quindi 24 ore al giorno per tutta la durata del periodo di riscaldamento. Nella valutazione in condizioni effettive di utilizzo vado a utilizzare i dati effettivi dell'involucro e dell'impianto reali, i dati effettivi di occupazione dell'involucro che ho nella realtà per quello specifico involucro abbinato a quello specifico impianto che sto andando a considerare, e vado a considerare la reale modalità di utilizzo dell'impianto termico, servizio riscaldamento. Un buono schema che descrive l'impianto termico servizio riscaldamento è quello riportato in questa slide. Allora, vedete sull'estrema destra l'involucro con i suoi scambi termici. Questo vuol dire che io ho effettuato, sono in un momento della mia analisi del sistema complesso edificio in cui ho già effettuato il bilancio termico dell'involucro e ho calcolato quindi qual è la quantità di calore che io devo fornire mese per mese all'involucro per mantenerlo per mantenere la temperatura al suo interno costante a 20 gradi e combattere così le perdite al netto dei recuperi da apporti solari e da apporti gratuiti. L'impianto è composto da diversi sottosistemi, qua ne sono schematizzati quattro: il sottosistema di generazione, il sottosistema di distribuzione, il sottosistema di regolazione e il sottosistema di emissione. Questi sottosistemi sono in cascata. Il sottosistema di emissione fornisce all'involucro esattamente il fabbisogno termico per il riscaldamento. Il sottosistema di emissione è un sottosistema che è dotato di certe perdite termiche, purtroppo il trasferimento di energia all'interno di questi sottosistemi termici è sempre imperfetto, quindi avviene sempre buttandone via un po' di questa energia. Nel sottosistema di emissione entra una certa quantità di energia che è esattamente quella che deriva dal sottosistema di regolazione. Il sottosistema di regolazione è un oggetto termico imperfetto che purtroppo ha delle dispersioni. La quantità di energia che entra nel sottosistema di regolazione è esattamente quella che deriva dal sottosistema di distribuzione. Il sottosistema di distribuzione del calore è un sottosistema imperfetto che ha grosse perdite termiche, e il sottosistema di distribuzione è quello immediatamente a valle del sottosistema di generazione in cui butto dentro energia primaria sotto forma di combustibile, faccio avvenire, se sto pensando, faccio riferimento a una caldaia a combustione, faccio avvenire la combustione, trasmetto l'energia
che si sviluppa durante la combustione al fluido termovettore, ecco, quell'energia utile in uscita dal sottosistema di generazione è esattamente quella che va a finire nel sottosistema di distribuzione. Anche sottosistema di generazione imperfetto delle perdite termiche che sono qua schematizzate con questa freccia azzurra. Vedete che non ho ancora commentato la serie di frecce verdi là in alto, che altro non rappresenta che l'alimentazione elettrica di eventuali dispositivi ausiliari che rendono possibile il funzionamento dei diversi sottosistemi. Per dispositivo ausiliario io intendo un dispositivo che consuma energia elettrica ed è in grado di produrre un effetto utile per il generico sottosistema. Come posso valutare le prestazioni dell'impianto? Quindi come posso, nota la quantità di calore che deve andare a finire nell'involucro, cercare di ricavare la quantità di calore che devo buttare dentro in ingresso al sottosistema di generazione? Questo lo posso fare in maniera semplice, tipicamente utilizzando per il generico sottosistema che vedete riportato nella slide una valutazione del rendimento del sottosistema. Il rendimento termico di ciascun sottosistema non è altro che, per definizione di rendimento termico, l'effetto utile desiderato, l'entità della freccia rossa in uscita, rapportato alla spesa sostenuta per ottenere quell'effetto utile, quindi rapportato in questo caso alla freccia rossa che entra. Questa è la definizione che definirei più semplice di rendimento. In effetti, se il sottosistema prevede anche un dispositivo ausiliario, quindi un dispositivo che consuma energia elettrica, per far funzionare quello specifico sottosistema e ottenerne quindi l'effetto utile, l'energia utile in ingresso, io non spendo soltanto l'energia termica che butto dentro come freccia rossa in entrata nel sottosistema, ma spendo anche energia elettrica. Allora, in un'accezione un pochettino più sofisticata di rendimento, io posso pensare di definirlo come effetto utile, quindi quantità di energia in uscita dal sottosistema rapportato alla somma di energia termica in ingresso e energia termica equivalente all'energia elettrica consumata, mangiata, divorata dai dispositivi ausiliari di quel sottosistema. A questo punto, avendo definito il rendimento, posso andare a riconsiderare la slide precedente, quella in cui riportavo sottosistema per sottosistema lo schema dell'impianto. Immagino che qualcuno, vedremo poi in una lezione dedicata come e dove recuperare queste informazioni, mi dica quanto valgono i rendimenti termici dei diversi sottosistemi. Se io ho il rendimento del sottosistema di emissione, sono in grado, nota l'energia in uscita, che è proprio il fabbisogno termico per il riscaldamento dell'involucro, di calcolare qual è l'energia che devo buttare dentro nel sottosistema di emissione per avere esattamente quell'energia in uscita. L'energia che devo buttare dentro al sottosistema di emissione sarà l'energia in uscita diviso il rendimento del sottosistema di emissione. Ma così pure nota l'energia che dal sottosistema di regolazione esce e va a finire nel sottosistema di emissione, posso calcolare, sapendo il rendimento del sottosistema di regolazione, qual è l'energia che deve entrare nel sottosistema di regolazione. In effetti, questa energia in ingresso al sottosistema di regolazione è esattamente uguale all'energia che deve uscire dal sottosistema di regolazione diviso il rendimento del sottosistema di regolazione. Noto il rendimento del sottosistema di distribuzione e conoscendo qual è l'entità dell'energia che deve essere emessa dal sottosistema di distribuzione verso il sottosistema di regolazione, posso calcolare quale deve essere il valore dell'energia in ingresso al sottosistema di distribuzione come energia in uscita diviso rendimento di distribuzione, e così pure per il sottosistema di generazione. A questo punto diventa facile, conoscendo i rendimenti dei quattro diversi sottosistemi e conoscendo il fabbisogno di energia che deve essere che è peculiare dell'involucro che sto considerando, calcolare quale deve essere l'ingresso di energia primaria nel mio sottosistema di generazione. Infatti, questo ingresso di energia primaria non sarà altro che l'energia che là in fondo devo erogare al mio involucro diviso il prodotto dei rendimenti di emissione, regolazione, distribuzione e generazione. Il prodotto di questi quattro rendimenti mi definisce
il cosiddetto rendimento globale medio stagionale e in prima battuta, sia che definisca il rendimento termico del sottosistema considerandone l'eventuale consumo elettrico, sia che questo consumo elettrico lo trascuri nella definizione del rendimento, il rendimento globale medio stagionale definito come prodotto dei rendimenti dei quattro sottosistemi che compongono tipicamente l'impianto termico servizio riscaldamento è un indicatore globale delle prestazioni dell'impianto che mi rende conto del bilancio termico dell'impianto termico. In effetti io posso pensare di passare in maniera molto semplice, anche su questo ci sarà una lezione dedicata, dalla valutazione del rendimento di un sottosistema alla valutazione dell'energia persa da quel sottosistema. E allora se ragiono in termini di energia persa, capisco perfettamente che, visto che l'energia non può sparire ma può soltanto essere convertita in un'altra forma, l'energia in ingresso al mio impianto termico deve essere uguale all'energia in uscita più tutta l'energia persa. E allora vedete anche voi che sto facendo effettivamente il bilancio termico dell'impianto, cioè sto dicendo che l'energia si sta conservando in quell'oggetto impianto termico. Andiamo a mettere adesso insieme quello che abbiamo visto sull'involucro e sull'impianto separatamente per cercare di costruire il bilancio termico complessivo dell'edificio e per cercare di valutare la prestazione energetica dell'edificio. L'edificio che abbiamo detto essere costituito da involucro più impianto prevederà che ci sia un certo fabbisogno termico, una certa quantità di calore che devo fornire all'involucro per, se faccio riferimento alla stagione invernale del riscaldamento, per bilanciare le perdite termiche al netto degli apporti gratuiti. Ecco, quella quantità di calore mi deve essere fornita dall'impianto che a sua volta è un oggetto termico imperfetto che ha delle dispersioni termiche. Allora, fare un bilancio termico complessivo dell'involucro più impianto, quindi dell'edificio, significa andare a tener conto di tutte le dispersioni e di tutti i termini di apporti dell'involucro e di tutti i termini di dispersione ed eventualmente i termini di apporto dell'impianto. Il bilancio termico dell'edificio è rappresentato in maniera completa da questa slide. Vedete che c'è un rettangolo rosso tratteggiato che rappresenta in questa casetta la parte superiore l'involucro. L'involucro con le sue voci di perdita di calore per trasmissione e ventilazione verso l'esterno e la sua voce di apporti solari, termine che taglia l'involucro perché derivano dall'esterno, e di apporti interni, termine che non taglia l'involucro perché gli apporti interni vengono generati all'interno dell'involucro. Le perdite al netto degli apporti danno il contributo di calore che deve essere fornito dall'impianto e deve coprire il fabbisogno di energia per il riscaldamento dell'involucro. Questa energia che esce dal sottosistema di emissione dell'impianto termico servizio riscaldamento è l'ultima tappa di un lungo viaggio dell'energia dal suo ingresso nell'edificio. Dal suo ingresso nell'edificio l'energia sotto forma di combustibile ed energia elettrica buttate dentro nell'impianto termico servizio riscaldamento ha attraversato il sottosistema di generazione. Grossa parte, speriamo grossa parte di questa energia è andata a finire nel sottosistema di distribuzione al costo di una piccola quantità di energia dispersa. Vedete questa freccettina verso il basso, l'energia persa. Dal sottosistema di distribuzione grossa parte dell'energia è andata a finire nel sottosistema di regolazione al netto di una piccola parte persa. Dal sottosistema di regolazione è andata a finire nel sottosistema di emissione al netto di una piccola quantità di energia persa, dal sottosistema di emissione, sempre al netto di una piccola quantità di energia persa, è andata a finire nell'involucro per coprire il fabbisogno per il riscaldamento dell'involucro. Allora, chiamo energia primaria la quantità di energia che ho dovuto consegnare al mio edificio per, nella stagione invernale, mantenere i 20 gradi di temperatura costanti all'interno dell'involucro. Questa energia primaria ha due aspetti fondamentali. L'energia sotto forma di combustibile consegnata direttamente nella caldaia, per il funzionamento della caldaia, e l'energia sotto forma elettrica, che non può essere considerata energia primaria in senso stretto, a meno che io non la converta in energia primaria
facendo riferimento a quello che è il rendimento della rete elettrica nazionale. Allora, l'energia primaria che è stata consegnata nel suo complesso all'edificio è energia da combustibile ed energia elettrica convertita in energia primaria dividendo per il rendimento della rete elettrica nazionale. Se conosco il rendimento dei diversi sottosistemi dell'impianto termico e quindi mi sono costruita, come abbiamo fatto prima, un indicatore che mi dica quanto è complessivamente il rendimento globale medio stagionale dell'involucro, posso a questo punto scrivere che il fabbisogno di energia primaria, quindi il consumo di energia primaria del mio edificio nel suo insieme, sarà pari al fabbisogno di energia richiesto dall'involucro per il suo riscaldamento diviso il rendimento del medio globale stagionale dell'impianto termico. In questa maniera, in questo fabbisogno di energia primaria che completa il bilancio termico dell'edificio nel suo insieme, metto in collegamento quello che è il fabbisogno termico dell'involucro, QH, con le prestazioni dell'impianto. Cosa me ne faccio del fabbisogno di energia primaria? Il fabbisogno di energia primaria lo andrò a normalizzare rispetto alla superficie utile dell'involucro, se sto parlando di una destinazione d'uso residenziale, o rispetto al volume lordo riscaldato dell'involucro, se non sto parlando di destinazione d'uso residenziale, e mi costruirò degli indicatori di energia primaria che andrò a confrontare eventualmente con la normativa. Il bilancio termico dell'edificio, in effetti, può essere utilizzato nella sua totalità per fare calcoli di progetto e quindi valutare l'opportuno dimensionamento dei componenti dell'involucro e dei sottosistemi dell'impianto termico, ad esempio servizio e riscaldamento, oppure può essere utilizzato per calcoli di verifica. I calcoli di verifica sono un pochettino più complessi, la normativa prevede che i calcoli di verifica consentano di valutare in primis il comportamento separato di involucro ed impianto, il comportamento complessivo, quindi la prestazione energetica globale dell'edificio, permettano di confrontare questa prestazione energetica complessiva dell'edificio con i limiti prescritti dalla legge, permettano di confrontare soluzioni diverse, soluzioni ad esempio impiantistiche diverse applicate allo stesso involucro in maniera da capire quale dal punto di vista energetico sia la più conveniente e permettono di valutare l'effetto, l'impatto sul mio edificio nel suo insieme, sempre dal punto di vista energetico, di eventuali misure che posso progettare e mettere in atto per il risparmio energetico. Allora posso pensare per ciascuna misura di risparmio energetico che io individuo per il mio sistema complesso edificio di valutarne il bilancio termico complessivo e quindi di valutarne il fabbisogno di energia primaria in maniera da poi saper dire all'utente finale che dell'edificio è il proprietario, saper dire qual è tra le diverse opzioni di risparmio energetico che mi sono pensata, qual è quella che dal punto di vista energetico consente la migliore prestazione. La lezione sul bilancio termico degli edifici, che è passata per la valutazione del bilancio termico di involucro e impianto separatamente per poi raggrupparli nella valutazione del fabbisogno di energia primaria, si è così conclusa. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che ulteriore materiale è a disposizione sul sito web di Uninettuno. Grazie.